onorevole, un incontro oggi qui a Fumone per discutere di Fratelli d'Italia. Sì, un bilancio, come sta avvenendo su tutto il territorio nazionale, per parlare dell'impegno del governo Meloni, ma soprattutto dei risultati del governo di Giorgia Meloni, questo governo che sta facendo tanto bene, come dice la maggior parte degli italiani e tutti gli indicatori anche a livello internazionale. Sarà un'occasione questa per incontrare tutti i dirigenti del partito, un partito che in provincia di Frosinone è cresciuto in maniera esponenziale, si sta radicando sempre di più in tutte le realtà territoriali, per cui siamo particolarmente contenti di come stanno andando le cose nella nostra provincia, nella nostra ciociaria, e davvero questa giornata sancisce il raccordo che stiamo da tanto tempo mettendo in campo tra amministratori, circoli, dirigenti, militanti. Questo è stato un anno importante di governo e i risultati di questo governo e l'attività di questo governo Giorgia la esplicherà nelle varie manifestazioni e anche in una manifestazione nazionale che si terrà da qui a breve. In tutte le province noi stiamo cercando di farci portavoce di quelli che sono stati i maggiori interventi di quest'anno. Un anno difficile, un anno in cui c'era nel pieno di una crisi internazionale, nel pieno di una crisi economica europea e mondiale, e anche diciamo con le enormi difficoltà determinate anche dalla guerra in Ucraina, come ben sappiamo. In tutta questa difficoltà abbiamo dimostrato che è un governo coeso, che è un governo che non ha tentennamenti, che fa interventi, che legifera molto, e siamo sicuri che abbiamo posto le basi per i risultati che vedremo da qui a breve. Incontri come quelli di oggi sono importanti perché dopo un anno di lavoro dobbiamo anche dibattere, comunicare ai militanti, agli amici e ai simpatizzanti l'attività che è stata svolta, incontrando direttamente chi svolge questa attività, cioè noi nel Parlamento, e anche per ascoltare le loro esigenze per poi poterle riproporre per i prossimi anni. Ed è chiaro che ci stiamo avvicinando a un momento difficile, importante. L'anno scorso abbiamo approvato la finanziaria in 35 giorni, quest'anno dobbiamo farla in maniera più articolata e ovviamente con più attenzione, perché abbiamo un futuro importante. E per quanto riguarda la ciociaria, come partito stiamo mettendo in piedi una serie di iniziative legate alla problematica del SIN della Valle del Sacco. La prossima settimana, come gruppo parlamentare Ciociaro, con gli altri colleghi, onorevoli Ruspandini e Pulciani, incontreremo la vice ministra Gava con delega ai SIN, per unitamente all'assessore regionale all'ambiente, per portare le nostre proposte e rendere, come dire, meno complicata la vita delle imprese che si trovano in questo, lo vogliamo chiamare benedetto perimetro, chiamiamolo benedetto perimetro. Lei ha voluto organizzare fortemente questo incontro. Sì, diciamo che è un anno dalla nascita del governo Meloni. Anche a Frosinone il coordinamento provinciale guidato da Massimo Ruspandini ha inteso organizzare una giornata in provincia di Frosinone. Oggi siamo a Fumone, in riva al lago, qui vicino alla riserva naturale del Parco di Canterno, che è un posto molto suggestivo. Siamo qui in un piccolo comune proprio perché Fratelli d'Italia sta facendo una serie di politiche a livello regionale e nazionale in favore delle comunità, dei campanili, dei piccoli comuni, dove oggi si raccoglie la nostra comunità intorno a un momento di confronto, di dibattito, quattro focus che verranno alternarsi diversi relatori e, insomma, tante cose da dire, tante cose da ascoltare, tante domande da farsi e tante proposte per il governo della provincia e della nazione. Sindaco, quanto è importante avere un confronto anche con il pubblico locale? È fondamentale. Fratelli d'Italia in questo negli anni ha fondato appunto il suo consenso. Non siamo un partito che sta subendo la fluidità del voto a livello nazionale. Abbiamo visto altri partiti che hanno avuto escalation importanti nel passato, ma che poi si sono sfaldati come neve al sole perché non sono mai riusciti ad avere un confronto serio con sia la base proprio del partito, ma soprattutto con i cittadini. Ecco perché oggi è fondamentale incontrarli, è fondamentale
spiegare quello che di buono il governo nazionale, la nostra leader Giorgia Meloni insieme a tutti i suoi onorevoli senatori stanno facendo, e soprattutto anche a livello regionale Fratelli d'Italia sta facendo dei passi da gigante. Io da sindaco della città di Ceccano, ormai da tantissimi anni in Fratelli d'Italia, ci stiamo rendendo conto adesso che cosa significa avere regione e governo nazionale dalla propria parte. Abbiamo purtroppo negli 8 anni che sono stato sindaco, prima appunto che il governo e la regione si insediassero, ha avuto un vuoto totale su tutti gli argomenti che appunto funestano e servono alla città per crescere. Con il governo e con la regione già abbiamo avuto modo di toccare con mano il cambio di rotta. Innanzitutto devo subito ringraziare Massimo e Riccardo per la possibilità di far sì che questo evento sia qui svolto oggi, perché al centro di tutto, come ben sapete, al centro della politica dei Fratelli d'Italia c'è appunto la riscoperta dell'identità e quindi le figure come i piccoli borghi. Ecco perché siamo qui, Fumone. Un posto a me caro perché qui ci vivo, ma per Massimo e Riccardo è stato subito motivo di orgoglio venire qui, quindi non posso che ringraziarli, quindi per un giorno Fumone sarà l'epicentro della politica provinciale e regionale. Sono incredulo, non ci credo, perché quando sono partito ero solo e adesso con tutta la squadra abbiamo realizzato questo grande evento.